Sfruttare le nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale, per preparare gli imprenditori di domani. È l'obiettivo di una app che arriva dal mondo dello sport. Ce ne parla Francesco Di Mario. Nel 2050 due terzi della popolazione mondiale avranno un'occupazione da gestire in proprio. Non saranno cioè lavoratori dipendenti. Lo prevede l'Institute for the Future di Palo Alto, in California. Importante quindi sviluppare già da ragazzi un approccio al lavoro da imprenditori di se stessi, con spinta alla sperimentazione e l'apprendimento continuo. Un aiuto può arrivare anche da un digital coach, un allenatore virtuale, contenuto in un'app per smartphone, come Sphere. Alla base c'è una metodologia creata in ambito sportivo e che però si può utilizzare nel mondo professionale, ovviamente sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale e interagendo con l'assistente attraverso i comandi vocali. La performance indica come vuoi sentirti durante il raggiungimento del tuo obiettivo. Qual è la tua performance? Voglio sentirmi confidente nella riuscita e allo stesso tempo in sicurezza. Obiettivo è sviluppare i fattori tipici delle alte prestazioni, sincronia, punti di forza, energia, ritmo ed attivazione, per esprimere al meglio il proprio potenziale, tutto parlando con il coach digitale sul telefonino. Si impara così a gestire anche errori e fallimenti ed a mettersi in gioco come imprenditore di domani. Il metodo si può applicare non solo allo sport ma anche in ambito professionale, in ambito business per esempio. Lo sport di fatto è un laboratorio all'interno del quale noi cogliamo delle informazioni facilmente misurabili e questo stesso processo può essere esportato soprattutto nel mondo organizzativo con notevoli risultati. È tutto per questa edizione, il prossimo TG1 alle 20, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona settimana.